È un modo per scoprirlo che nasce per le persone che non ci vedono, ma che in realtà funziona, come dico io, per tutti, nel senso che l'obiettivo è proprio quello di iniziare a rendere inclusivi tutti i monumenti di Varese e siamo partiti da questo, che è molto bello, molto antico e molto poco conosciuto, secondo me, dai varesini. Quando il Museo Tattile ha proposto di fare un modellino del battistero, ci siamo subito associati e abbiamo portato avanti il progetto assieme, che ha portato alla realizzazione del modellino che adesso rimarrà qui permanentemente in esposizione, in modo che anche persone non vedenti possano apprezzare, diciamo, questo monumento, che è singolare e particolare di Varese.